12 e 31 minuti in questo istante di oggi, mercoledì 27 febbraio 2019, ormai siamo agli ultimi giorni di febbraio. Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Quest'oggi parliamo, insomma, abbiamo preso un po' questo vizio ultimamente, ma sono ben contento di parlare di teatro, di spettacoli teatrali. Insomma, vorrà dire qualcosa se Milano sta producendo così tanti spettacoli, se a Milano riaprono teatri che erano chiusi, insomma, qualcosa vorrà pur dire, no? Quindi siamo ben contenti di dare spazio a realtà nuove, lo vedete anche nel titolo di sopra di me. Insomma, 1 e 2 marzo si saranno in scena le Resistenze. Di cosa stiamo parlando? Beh, lo chiediamo ai nostri ospiti e protagonisti di oggi. Buongiorno, benvenuti a Elena Martelli, attrice della compagnia teatrale Oltre un po', e a Marco Oliva, regista dello spettacolo, ancora anch'esso della compagnia teatrale Oltre un po'. Buongiorno, buongiorno, benvenuti, grazie mille di essere qui, anzi di essere tornati. Noi ci avevamo visti l'ultima volta a dicembre per la puntata speciale di Sant'Ambrogio, dove parlavamo appunto di cosa si poteva fare durante le feste natalizie. C'era sempre un vostro spettacolo in cartellone, sempre al Teatro Guanella, dove dal primo e il 2 marzo al Teatro Guanella andate in scena con Resistenze. Resistenze è uno spettacolo che parla di che cosa? Non me lo dice un po', però insomma non è tutto lì. Lo lascio intuire. È un viaggio sostanzialmente, parte dalla Resistenza italiana attraverso un personaggio che ci conduce poi in altri personaggi della Resistenza quotidiana, quello che sta accadendo recentemente in alcune zone del mondo. Questo un po' in sintesi. Resistenza, appunto, c'è un sottotitolo, infatti, che dice Resistenze di oggi come ieri, come oggi, oggi come ieri. Perché insomma le resistenze non sono mai fermate, non sono mai finite. Da dove parte questo spettacolo e che cosa va a toccare? Dunque, la genesi dello spettacolo è stata particolarmente lunga. Questo è un nuovo debutto, perché lo spettacolo originale aveva debuttato 3 anni fa. Poi si sono aggiunti dei contenuti e in realtà la struttura si è trasformata. Parte da un viaggio di una staffetta partigiana che è interpretato da Elena, dove l'attore si trasforma, in questo caso l'attrice si trasforma in diversi personaggi femminili che incontriamo lungo questo nostro viaggio, lungo questo percorso. Arriviamo in Honduras ad incontrare Berta Cáceres, attivista honduregna che è stata uccisa 3 anni fa, difendeva il suo territorio, difendeva la sua comunità, il popolo Lenca, il Copin, il suo territorio. Poi seguiremo la carovana dei 10.000 verso gli Stati Uniti, verso la frontiera degli Stati Uniti, andremo in Africa per conoscere alcuni territori, che cosa accade in alcuni territori, che le ragioni che spingono ad una sorta, a quella che è una migrazione verso l'Europa. Conosceremo i muri, gli attuali muri europei, e il luogo di approdo poi sarà il Kurdistan, nello specifico la regione del Rojava. Dici appunto che è un nuovo debutto, perché questo spettacolo nel 2016 già l'avete portato in scena, poi appunto il mondo comunque si evolve, le resistenze non si placano, non si fermano, ma soprattutto avete avuto anche un importante riconoscimento da parte, insomma, di chi di Resistenze ne parla quasi tutti i giorni, da Amnesty International, giusto? Sì. Cosa è successo? Ok, allora niente, abbiamo voluto contattare Amnesty per informarli del nostro lavoro, insomma, del fatto che nel nostro più piccolo, diciamo, la nostra resistenza attraverso l'arte la stavamo facendo, e abbiamo avuto uno scambio con loro. Sono venuti a vedere lo spettacolo e hanno deciso di darci il patrocinio di Amnesty International Italia per insomma la forza dello spettacolo nel ricordare che la difesa dei diritti umani è avvenuta nel tempo e continua ed è sempre in divenire, insomma, che cioè, si fa resistenza tutti i giorni. Come siete arrivati a raccontare questa storia di resistenza? È nato originariamente da un nostro, diciamo, piccolo grande impegno come compagnia, in un impegno ambientalista dove siamo nati sostanzialmente, nell'Oltre Po' Pavese, dove la nostra realtà ha due sedi, qui a Milano e nell'Oltre Po' Pavese, dove è nata. E lì, da un impegno civile, abbiamo conosciuto quelle che sono le realtà dei comitati, delle associazioni che sono impegnati nella difesa del territorio. Questo ci ha
in un momento dopo creato delle connessioni con altre resistenze in altre zone del mondo. E da qui il desiderio di raccontare quello che sta accadendo e l'urgenza di rendere visibili tante storie, perché quando degli attivisti vengono uccisi è perché c'è un cono di ombra su di loro, e quando sono nell'ombra è più facile essere fatti fuori, sostanzialmente. Quindi ricordiamo che tutte le storie che abbiamo raccontato all'interno di Resistenza sono storie reali, storie sì, accadute o che stanno accadendo, appunto. Nascono, quindi mi viene a dire, sono nate prima la vostra conoscenza per queste storie e poi lo spettacolo, quindi? Sì, fondamentalmente noi testimoniamo quello che già sta accadendo e quasi successivamente, come dire, non quasi, arriviamo dopo noi. Storie sono tante resistenze. Quanto è stato difficile scegliere quelle da mettere in scena e quelle invece da lasciare fuori? Questa è una domanda che tocca molto, ci tocca un po' il cuore. Anche ad esempio nello spettacolo c'è una lista che facciamo di attivisti che sono periti sotto le armi, che sono solo alcuni poi. E il fatto che a un certo punto questa lista la dobbiamo dovuta interrompere perché non diventasse, come dire, un bollettino di guerra, e il chi inserire all'interno non è stato per niente facile, perché lasci fuori qualcuno, come aver lasciato fuori alcune storie. Ci siamo affidati un po' a quello che abbiamo sentito in alcune storie raccontare, che per noi teatralmente potevano avere efficacia nel creare altre connessioni e riuscire a raccontare l'oppressione che stava vivendo quella popolazione. Ci sono alcune a quali sono legato che purtroppo non siamo riusciti ad inserire, ecco. Marco, allora adesso dimmene un paio, visto che non ti do la possibilità di raccontarlo, dai. Magari chi è rimasto fuori, lo spin-off faremo dello spettacolo. Resistenze resistenze off, facciamo, no? Come si va nel teatro spesso e volentieri. Uno in particolare, una donna andina, Maxima Kuma, una donna peruviana che da sola vive in un territorio e che sta facendo resistenza nonostante tutta una serie di minacce, dove sa che la sua vita è molto a rischio, ma nel territorio dove vive qualcuno ha iniziato a estrarre oro e altri minerali, e il lago dove si abbeverano le sue bestie è diventato contaminato, e quindi lei dice che in un altro luogo non può vivere. Questa è una cosa che noi difficilmente riusciamo a comprendere. Non riusciamo a comprendere perché gli indigeni, ad esempio, non si spostano quando iniziano ad estrarre delle materie prime. Se pensiamo all'Etiopia, dove stanno realizzando una grande diga, o se pensiamo appunto allo stesso Honduras, non si comprende perché della popolazione debba spostarsi da altre parti, non si sa poi dove e a far che cosa. Questa è una storia di Maxima al quale sono molto, molto legato, ma ce ne sono veramente tante. Sì, guarda, mentre parlavi di questa storia, in realtà mi veniva in mente quegli ultimi stoici abruzzesi che facevano fatica a togliersi dalle zone terremotate, no? Insomma, questo la dice lunga sul punto, come facciamo fatica a capire l'attaccamento per il territorio, l'attaccamento per la terra. Forse perché noi ormai ce l'hanno, diciamo, tolta, cementificandocela tutta quanta sotto i piedi, ormai non abbiamo più questo contatto con la terra. Però effettivamente è una cosa che facciamo davvero fatica, pensare appunto, diciamo, ma questa signora prenda, vada dall'altra parte, vada agli amici. No, lei giustamente dice, questa è la mia terra, qui ho le mie bestie, qui sono nata, qui voglio morire, voglio crescere. Certo. È un tema davvero interessante e credo anche molto difficile poi da mettere su un palco e raccontare a noi altri che insomma facciamo fatica a capire certe storie. Tu, Elena, che ruolo hai all'interno dello spettacolo? Io ne ho più di uno. Più di uno, ok. Diciamo che i viaggi sono un po' due dentro lo spettacolo, perché c'è, insieme a noi sul palco ci sono Manola Vignato e Martino Iacchetti, e diciamo Manola ha un ruolo dove lei compie questo viaggio attraverso questo territorio, come se si aprissero delle finestre, no, su questi territori. Io parto da Carla, che è la staffetta di cui parlavamo prima, quindi che nel 45 che tu, Marco, hai conosciuto, mi dicevi proprio. Sì, Carla, ti ho conosciuto. Scusa, no, niente. E a partire da lei poi io vado ad entrare nelle vite di Berta Cáceres, di una ragazza honduregna che ha fatto parte della
della carovana dei 10.000 migranti, che c'è la sua storia, viene è stata raccontata, che si chiama Diana. E poi vado in Africa e a conoscere Adama, che lei, diciamo che lei è un personaggio che abbiamo creato noi, ma che in realtà racchiude tutta l'Africa, ecco, che vuole andare via dal proprio territorio, perché è stato totalmente rovinato e avvelenato sì. Giusto, mi raccontavi prima fuori onda esempio degli esempi della Nigeria, dove ci sono degli sversamenti di petrolio che non vengono minimamente controllati, perché tanto l'importante è portarsi a casa più petrolio possibile per le grandi multinazionali, ma insomma c'è poi il popolo, le tribù, i cittadini anche di grossi centri abitate a volte vivono comunque veramente proprio col petrolio. Quando queste popolazioni si spostano, ecco che diventano i migranti economici, come li definiamo noi. Peccato, forse da vedere chi di noi riuscirebbe a vivere in quelle condizioni. Elena, tu sei... Mi manca un personaggio. Ah, scusa, finisci, vai. Mi manca un personaggio a cui sono molto legata, sì? Che si chiama Zehra Dogan, che è una giornalista e artista curda, okay. Che è stata imprigionata per aver disegnato un quadro dove raccontava la storia, dove veniva rappresentata il massacro del suo paese, e che proprio domenica è stata liberata. Infatti, comunque, mi ha aggiunto una seconda domanda che volevo farti. La prima è questa: Elena, tu sei molto giovane. Grazie. Credo che tu però sei tanto giovane quanto era Carla, molto probabilmente quando all'epoca era partigiana. Allora, no? In realtà io sono un po' più vecchia. Diciamo che sì. Questo è il punto di partenza, perché Carla è un personaggio che c'è sempre stata in questo spettacolo. Quanti anni aveva Carla quando faceva la staffetta, diciamo? Poco più che adolescente, penso 16 anni, credo. E io mi immagino, no, questa cosa di oggi, vedere chi dei nostri adolescenti si metterebbe a fare la Carla di oggi, magari invece ci potrebbero stupire. Sono anche l'idea di questo. Allora, io la difendo questa cosa. Infatti, infatti, insomma. No, perché lavoro con gli adolescenti, ecco. Quindi sento che è una generazione che potrebbe. Purtroppo noi più grandi abbiamo un po' di colpa su di loro, ma anche sulla mia generazione, devo dire. Però io credo che è molto difficile. È molto difficile perché siamo in una società un po' individualista, un po' ognuno pensa per sé. Quindi questo e quindi volevo chiedere questo: se è difficile, cioè è sempre difficile personificare un altro personaggio, ma insomma è il vostro lavoro, quindi l'hai scelto tu. Quanto è difficile però impersonificare un personaggio del genere, che è veramente distante da noi ormai? Cioè, pensare appunto a noi stessi in quella situazione, forse chi di noi davvero inforcherebbe la bicicletta e si metterebbe a fare la staffetta partigiana? Insomma, sono davvero difficili. Questa è la prima domanda. La seconda è invece: quanto è difficile impersonificare una persona che esiste realmente in questo momento? Cos'è stato sapere che ti avevano scarcerato a un certo punto, in un certo senso? Okay. Allora, parto dalla prima. Allora, per quanto riguarda Carla, allora, i miei personaggi penso che siano difficili, sì, però questo è una cosa un po' secondaria in realtà, perché quello che a me interessa è cercare di entrare un po' in quello che è la loro vita, neanche la loro vita quotidiana anche, no? Dal sentire, perché poi è da lì, perché se penso ai vari personaggi, alla fine quello da cui scappano o quello per cui combattono è la loro vita, e quindi sicuramente questa è stata la cosa più interessante da lavorare. Carla è molto distante, certo, però io credo che in un lavoro attoriale si possa arrivare a toccare, ecco, con mano delle sensazioni, degli stati che quel personaggio lì, anche solo toccarlo per poco tempo, per me è una conquista enorme. Sì, diciamo che non c'è la presunzione di diventare esattamente quella persona, ma c'è più il ruolo di Elena come attrice di vestirsi e svestirsi di ogni abito che rispetto ad ogni personaggio. Quindi è un punto personale, è anche la prospettiva dello spettacolo, anche Manola, che lei fisicamente compie questo viaggio in questi luoghi, e trovare, come dire, la nostra prospettiva, cioè metterci noi nell'ottica di andare, conosciamo questi luoghi sommariamente, che cosa accade,
vogliamo andare ad incontrare, vedere che cosa accade realmente, toccare con mano. Ecco, questa empatia che si crea rispetto all'incontro con le persone, con i territori, è quello che ci portiamo poi fuori alla fine del lavoro. Ma infatti nel lavoro io ho avuto necessità di andare a vedere determinate cose, no? Un po' quasi la telecamera, cioè quando sono andata a vedere certi video per andare a vedere concretamente di che cosa stiamo parlando, quasi un po' la telecamera mi dava fastidio, volevo proprio essere là. La seconda domanda è... Zera è un personaggio a cui io sono molto affezionata, come lei, anche Berta. Hai avuto modo però, di avere contatti con lei, ad esempio? Ancora no, okay. Però ci stiamo lavorando. Ce le abbiamo. Abbiamo contatti con la famiglia di Berta Cáceres. Infatti, per questo è l'altra domanda: sapere se qualcuno dei protagonisti sa dell'esistenza di questo spettacolo, sa di essere direttore o di parenti di chi poi adesso appunto non c'è più. Ok, scusa, è molto interessante questo tuo rapporto. È sicuramente, come dire, sono partita con cautela, però, perché toccare persone che sono veramente esistite è diverso, è comunque diverso. Non che negli altri personaggi teatrali, no, è ovvio che io quando li lavoro come se per me devono essere reali, però quando stai portando in scena la vita di una persona che è esistita veramente, secondo me ti crea una forza dentro anche che è diversa rispetto a altri lavori, no? Su cui ho fatto durante gli anni. C'è forse anche un senso di responsabilità proprio che si sì, molto. E infatti il voler, quando abbiamo preso contatto con la famiglia di Berta, adesso che cercheremo insomma di metterci in contatto con Zera, è proprio un'emozione, che ti si apre il cuore, ecco, quando... In realtà è stata la famiglia di Berta che ci ha contattato. Sì. Molto interessante. E loro sono venuti a sapere dello spettacolo e mi hanno contattato. Sì. Ecco, mi è piaciuto molto parlare di emozioni, questa emozione forte. Il bello è che tutto questo è semplicemente facendo teatro, insomma, no? Insomma, è una cosa che è completamente totalizzante, immagino, da questo punto di vista, e che avete deciso anche, adesso ci stacchiamo un attimo dallo spettacolo teatrale, di portare anche a conoscenza di altri. Voi avete aperto anche quindi un laboratorio, una scuola vera e propria di teatro. Raccontaci un po' della scuola di teatro, appunto, dov'è, a chi si rivolge, chi può venire. Devo essere il più grande attore di questo mondo oppure posso anche se... No, diciamo che la scuola, che ha due sedi sia a Milano che a Voghera, nell'Oltrepò Pavese, arrivano da noi persone che hanno interessi differenti. C'è chi non conosce il teatro ma vuole trovare, come dire, un'occasione di incontro e scoprire che cos'è il teatro, e chi invece vuole fare un percorso d'attore. Quindi abbiamo diversi percorsi, e il percorso poi quello strutturato triennale con un laboratorio poi permanente, lì ci sono persone che hanno un'idea di fare teatro professionistico o semiprofessionistico, anche perché è un'arte non tanto semplice da esercitare in questo paese, quindi c'è tanto semiprofessionismo. Questo diciamo che il percorso che seguiamo nella nostra formazione, nella nostra didattica, c'è sempre una contaminazione delle scelte artistiche che fa la compagnia, quindi la scuola non è disgiunta da quelli che poi sono gli impegni della compagnia teatrale, anzi spesso ci sono delle contaminazioni o degli eventi comuni dove partecipano anche gli allievi. Dacci le coordinate appunto per sapere di più sulla scuola, come possiamo fare, c'è il sito internet? Sì, oltreunpo.it. Ok, grande. Ok, grazie Marco che hai messo, vedo gli indirizzi in sovraimpressione. Ricordiamo allora che appunto Resistenze è in scena l'1 e il 2 marzo al Teatro Guanella. Il 2 c'è un pezzettino in più di spettacolo? Sì. Di cosa parliamo? Ci sarà un incontro che faremo insieme a un comitato Berta Vive di Milano, nell'occasione del terzo anno, dell'anniversario del terzo anno della morte di Berta. In quell'occasione parleremo di lei e cercheremo di, insomma, di far conoscere un po' la sua vita, il suo impegno e una rete mondiale che si sta creando intorno alla sua figura, che mette insieme realtà impegnate anche su altre forme di resistenza. Quindi è un'occasione importante che è sincronizzata su diversi altri paesi, insomma, nel mondo. C'è un personaggio, sì? Non un personaggio in realtà, perché citiamo Chico Buarque,
non portiamo in scena lui, ma parliamo della resistenza brasiliana degli anni 70 attraverso l'arte in questo caso. Quindi è una chiave per noi molto importante che si lega a Zera, come diceva Elena, che è un artista, e attraverso i suoi disegni abbiamo conosciuto un po' di più del massacro dei curdi, e attraverso Chico abbiamo conosciuto come l'arte può arrivare sulla bocca di tutti prima che arrivi la censura da parte delle autorità. Una canzone, A pensar de você, che quando hanno capito, pensavano che inizialmente fosse una discussione tra un uomo e una donna, in realtà il regime ha capito un attimo dopo che in realtà stava parlando, era tutto contro il dittatore, e quando hanno censurato ormai le persone la ballavano e la cantavano già in tutte le piazze, sapendo cosa stavano ballando e cosa stavano cantando. Beh, mi dicevi che anche sulla storia della attivista di Zera c'è in realtà anche qui un bel incrocio con l'arte e con le più grandi attrici forse contemporanee del momento, che è Berti. Sì, e questo è una cosa. Noi si potevano raccontare tante storie, ad esempio delle combattenti curde, ci sono storie molto, molto forti, interessanti. Questo ruolo della figura femminile che non solo imbraccia le armi, ma che ha cambiato la cultura di una popolazione, arrivando appunto a creare quello che è il Rojava, che è questo confederalismo democratico, insomma, una struttura di democrazia che noi siamo ancora un po' distanti. La storia di Zera ci ha colpito perché un artista, una giornalista che faceva semplicemente il suo lavoro viene imprigionata, la sua storia non la conosce nessuno, improvvisamente Banksy dall'altra parte del mondo dipinge un murales dedicandolo a lei e alla sua scarcerazione. Da lì si crea la comunicazione, da lì iniziano tutti un po' più a conoscere chi è Zera. Quindi il ruolo dell'arte e della comunicazione, come dicevo prima, è fondamentale per non lasciare queste persone in quel cono di ombra che è micidiale. Ricordiamo allora precisamente 1-2 marzo, Teatro Guarella, orari? Alle 21. Si possono prendere sul sito internet del Guarella, social, sono tutti i link a comprare sì, i biglietti. C'è anche su Viva Ticket. Infatti, sì. Quindi ormai insomma, non c'è motivo per non prenderlo. Il 2 ricordiamo appunto questo incontro post spettacolo interessante, per parlare appunto dell'Honduras, di Berta e di tutto, poi comunque immagino poi tutto un movimento che andate a raccontare, che è molto molto interessante. Insomma, il teatro ha sempre raccontato storie impegnate, soprattutto insomma quello che si chiamava il teatro d'autore, il teatro impegnato di una volta. Ultimamente un po' si era perso forse questa abitudine. Come mai si è ritornate nel 2019 a voler raccontare queste storie? Ma penso che non lo facciamo solo noi, c'è tanto teatro off, come si direbbe, sì, a Broadway, ma è off e off. E sono tante realtà che si muovono un po' in ombra e che magari non finiscono nei grandi circuiti teatrali, però li possiamo trovare nei teatri anche rionali, nei quartieri o spesso in luoghi non teatrali, in spazi all'interno di associazioni. Quindi il teatro ora si fa un po' ovunque, non più esclusivamente nelle sale teatrali. E come noi ci sono tante realtà che parlano di come dire, porta loro attenzione su tante altre questioni. Quindi comunque un movimento teatrale vivo e scalpitante. Sì, bisognerebbe guardarlo un po' di più, ecco, questo è. Però il periodo, diciamo che non è facile, non aiuta. Diciamo che da parte loro l'impegno c'è e ci si mette. Le compagnie fanno, producono, sta a noi, è sempre lì. Sta a noi uscire un po' più di casa, spegnere la TV, spegnere Netflix e andare una sera in più a teatro, che insomma è come il costo di un abbonamento a Netflix. Scoprire anche luoghi nuovi, teatri nuovi. Infatti, no, ma poi Milano ormai è veramente ogni giorno una scoperta nuova. Sì. Milano su questo dà veramente. Le sale teatrali a Milano sono una marea, cioè una roba che neanche chi governa questa città sa quante ce ne sono, quindi veramente è interessante andare a scoprire la nostra città, grazie poi appunto a degli spettacoli che possiamo scoprire invece magari mondi da noi lontani, ma che insomma possono raccontarci molto e farci capire molto. Io vi ringrazio davvero tanto per essere stato qui con oggi. Grazie. Siamo in chiusura, grazie mille a Elena Martelli, attrice della compagnia Oltre un po' e Marco Oliva, regista sempre della compagnia teatrale Oltre un po'. Vi ricordo 1 e 2 marzo, Teatro Guanella, in scena trovate Resistenze, uno spettacolo, anzi com'è stato il titolo? Ieri come oggi, oggi come ieri. Non vorrei sbagliare. Insomma, è uno spettacolo interessante che vi racconta appunto le resistenze che sono state, ma quelle che
ci sono e molto probabilmente ci saranno. Con accompagnamento, con la musica che è parte integrante dello spettacolo, che non è da poco. Non è un musical? No, assolutamente. Proprio cioè musica Martino dal vivo. Sì. Musica dal vivo quindi. Di Martino Iacchetti, che è attore e musicista in scena. Insomma, quindi davvero uno spettacolo interessante da andare a vedere 1 e 2 marzo, Teatro Guanella. Grazie mille davvero. Grazie a voi. Teneteci aggiornati anche per le prossime vostre messe in scena. Insomma, chissà quanti altri spettacoli avete nel cassetto che state già preparando e proponendo ai vari teatri in giro, sicuramente. Grazie mille davvero per essere qui con noi oggi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. Good morning Milano, torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci.